Partiamo con una notizia odierna, il neo ministro alla cultura Franceschini ha firmato un decreto che stanzia delle risorse per il patrimonio culturale, ma ci sono dei limiti secondo lei, perché? Beh, perché è un decreto destinato esclusivamente al patrimonio culturale del Mezzogiorno, questo l'ha detto chiaramente nel comunicato stampa il ministro Franceschini, ha detto con orgoglio che ha stanziato 135 milioni di euro per le regioni, per il patrimonio culturale delle regioni del Mezzogiorno, definendolo come l'intervento, l'azione più importante per il Mezzogiorno dal punto di vista culturale. Non penso ci sia molto da commentare se non il fatto che è l'ennesimo schiaffo, l'ennesima vergogna nei confronti di un patrimonio culturale come quello del Nord, che ospitando anche l'Expo 2015 non ha ancora avuto un euro da parte del governo, nonostante le numerose richieste fatte fin dal governo Letta. Quindi si va ad aggiungere già le sue richieste fatte a proposito del FUS, insomma è un ulteriore tassello. Ma sì, sono tutte situazioni in cui ci sentiamo sempre penalizzati e maltrattati. Se si trattano così le realtà virtuose come la Lombardia, come Milano, come città che meritano di valorizzare il proprio patrimonio culturale in vista di un grande evento come Expo 2015 e poi ci ritroviamo con richieste inascoltate e ancora di più un decreto che stanzia esclusivamente risorse a favore del patrimonio di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, mi domando, ma il governo Renzi c'è o ci fa? Si accorge che delle richieste che la Lombardia ha fatto anche in materia culturale per l'Expo ci stanno prendendo in giro un'altra volta? Siamo veramente allibiti dall'ennesimo atto contro il Nord. E la risposta quale sarà la vostra? Avete già in mente di convocare comunque qualche lo stesso ministro magari? È una notizia che ho preso proprio poche ore fa, ho già risposto tramite un comunicato stampa, ma per evidenziare il nostro sdegno e faccio un appello a tutte le istituzioni virtuose del Nord a unirsi in questo atto di protesta, perché non esiste che ci sia l'Expo a Milano, in Lombardia, e le risorse vadano da tutt'altra parte.